Prima della maturità possiamo dire che, grazie a mio padre e al suo lavoro, che è un muratore, ho scelto già da bambina di voler seguire, diciamo, le sue orme, se così si può dire, perché mi piaceva l'ambito lavorativo e quindi, il cantiere, l'odore dei materiali. Sin dalle scuole medie ho sempre voluto frequentare la facoltà di architettura perché ho sempre sognato di andare a progettare case, edifici, mi è sempre piaciuto il disegno tecnico. Questo corso di laurea io inizialmente non lo conoscevo, però conoscevo l'università a Core, grazie a mio fratello che ha studiato qui. Per cui conoscevamo già l'ambiente, conoscevamo com'era organizzata l'università. Mi avevano anche detto che eravamo seguiti in maniera diversa rispetto agli altri atenei. I professori riescono a seguirci uno ad uno. L'ambiente di Enna racchiudeva tutti i miei bisogni, quindi i miei standard urbani di città dove volevo andare a vivere da studente universitario. Sono molte le materie che io preferisco di questo corso di studi, principalmente le materie pratiche come il disegno assistito, la modellazione 3D, quindi adesso il BIM che sarà il futuro di noi architetti, e sicuramente la storia dell'architettura, perché è una materia che mi ha lasciato un bagaglio culturale immenso. Mi piace soprattutto la parte pratica perché ci andiamo a cimentare in quello che studiamo nella parte teorica. Personalmente quello che mi piace di più è la progettazione, sia architettonica che urbanistica. Dopo l'università mi abiliterò per appunto andare a svolgere la professione di architetto e andare a collaborare anche con un team di urbanisti, paesaggisti. Il mio più grande sogno è riuscire a progettare all'estero e il mio sogno più grande è quello di lavorare anche a New York. Apprezzerei tanto che mio padre mi riuscisse a prendere come architetto di fiducia nella sua ditta edile, perché è un sogno che io ho da sempre. Però mi piacerebbe anche insegnare. Insegnare la mia amata storia, perché io sono innamorata di questa materia a tal punto da voler intraprendere il percorso da insegnante.